Campobello, operazione mafia, Bette, carabinieri arrestano altre due persone. Trapani, il questore emette DASPO sportivi nei confronti di un giocatore e un dirigente. Campobello, controlli dei carabinieri forestali, sequestrata una discarica abusiva. Manzara elezioni, tanti temi al centro dei programmi dei candidati a sindaco. Automobilismo, nel weekend si disputerà lo slalom del Satiro. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, apriamo con la cronaca, lo avete sentito nei titoli, operazione mafia, Bette, i carabinieri hanno arrestato altre due persone, i particolari nel servizio. I carabinieri del comando provinciale di Trapani e della compagnia di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia altri due indagati nell'ambito dell'operazione Mafia Bet che lo scorso 22 febbraio portò al fermo di Calogero, Gian Luppino, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto. Gli arrestati di oggi sono il 66enne Giacomo Barbera e il 44enne Paolo De Santo, entrambi di Campobello di Mazara. I due arrestati avrebbero aiutato Luppino ad eludere le indagini dei carabinieri. Giacomo Barbera, già condannato in via definitiva per il tentato omicidio del capofamiglia di Campobello di Mazara, Nunzio Spezia, avrebbe provveduto ad una bonifica degli uffici di Luppino alla ricerca di microspie. La sua disponibilità sarebbe stata retribuita con una consistente somma di denaro. De Santo, invece, avrebbe favorito le comunicazioni tra Luppino Calogero e il capomafia detenuto Franco Luppino, nonché la moglie di quest'ultimo, Lea Cataldo. Calogero Luppino avrebbe destinato ingenti risorse economiche per il sostentamento economico del boss detenuto e del suo nucleo familiare. Tale sostentamento sarebbe avvenuto attraverso De Santo, che avrebbe svolto il ruolo di intermediario. I carabinieri hanno inoltre notificato presso gli istituti penitenziari dove sono reclusi anche l'ordinanza di rinnovo della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, sempre su richiesta della DDA palermitana a Luppino Calogero, Giorgio Salvatore e Catalanotto Francesco. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo infatti ha confermato interamente l'impianto accusatorio ricostruito nel provvedimento di fermo e ritenuto concrete ed attuali le esigenze cautelari già riscontrate dal GIP del Tribunale di Marsala nell'ordinanza di custodia cautelare emessa a seguito della convalida del provvedimento di fermo contestato. Ci spostiamo a Castelvetrano dove una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in via De Gasperi. Sul posto ci sono vigili del fuoco e carabinieri, lo riporta il sito prima pagina mazara.it. Al momento non sono chiari i contorni della vicenda, ovviamente si attende l'esito del medico legale che accerti le cause della morte. A Campobello i carabinieri forestali hanno sequestrato una discarica abusiva. Il servizio. I carabinieri del nucleo forestale di Trapani, nell'ambito di un controllo straordinario del territorio finalizzato all'accertamento di violazioni ambientali, hanno sequestrato ieri un terreno in località Guardiola, a Campobello di Mazara, adibito a discarica abusiva. I carabinieri forestali hanno scoperto in particolare due cave di tufo dismesse, una della superficie di 3.400 metri quadri e l'altra di 1.300 metri quadri, dove nel tempo sono stati riversati rifiuti speciali. Sono stati ritrovati fabbricidi, residui da demolizione, materiale derivante da scavi, elettrodomestici, veicoli, barche in vetro resina, materiale ferroso e anche lastre in Eternit. Alla luce di quanto rinvenuto e l'evidente stato di abbandono del materiale e degli oggetti trovati, le aree interessate sono state sequestrate dai carabinieri che hanno contestato al responsabile il reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata. Da Termini Imerese, come riportato dal quotidiano La Repubblica, arriva la notizia di quello che gli inquirenti ritengono un intreccio fatto di politica, favoritismi e promesse di posti di lavoro. È quanto emergerebbe da un'inchiesta della Procura della Repubblica che ha emesso 96 avvisi di conclusione indagini, un atto quest'ultimo che prelude solitamente a una richiesta di rinvio a giudizio. L'inchiesta riguarderebbe le elezioni regionali del 2017, ma anche quelle comunali. Tra i destinatari degli avvisi di conclusione indagini
indagini ci sarebbero l'ex presidente della regione Cuffaro, l'assessore regionale al territorio Toto Cordaro e il capogruppo di Diventerà Bellissima l'ARS Alessandro Aricò, gli ex coordinatori della Lega in Sicilia Alessandro Pagano e Angelo Attaguile, il candidato non eletto del PD alle regionali Giuseppe Ferrarello. Ed ora ci fermiamo per il primo momento pubblicitario. Il questore di Trapani ha emesso un provvedimento d'Aspo nei confronti di un calciatore e un dirigente sportivo, i particolari nel servizio. Il questore di Trapani ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive a seguito di episodi che hanno visto coinvolti dirigenti e giocatori di alcune compagini calcistiche della provincia. Un calciatore di 32 anni durante la partita tra le squadre del Bruno Viviano Partanna e Bianco Arancio Petrosino, per futili motivi connessi all'andamento della gara, si sarebbe scagliato contro l'allenatore della squadra avversaria colpendolo al naso con una violenta testata. A Salemi, un 47enne, dirigente addetto agli arbitri della squadra casalinga, durante una partita avrebbe colpito con un pugno allo stomaco uno dei guardalinee, responsabile, a suo dire, di non avere segnalato un fuorigioco commesso da un giocatore della squadra avversaria. Il questore di Trapani ha emesso uno specifico provvedimento di DASPO della durata di 2 anni nei confronti del giocatore partannese, tra l'altro denunciato dalla parte offesa per il gesto violento. Il dirigente calcistico del Salemi, in maniera analoga, è stato sottoposto ad un DASPO della durata di 4 anni. Legalità in movimento. Si apre oggi a Castellammare il progetto di legalità promosso dall'Associazione Socioculturale Simona Genco, Onlus, il comune di Castellammare. Partner del progetto di diffusione della legalità in memoria di Augusta Schieragossino con altri 4 enti pubblici e associazioni, quali Trapani per il Futuro, il gruppo delle Agende Rosse di Palermo, l'associazione UDI, la cooperativa La Forza, l'associazione Libera e l'associazione Carlo Scaduto. Gli enti pubblici sono Trapani, Erice e Paceco, Calatafimis e Gesta. Il riscatto dalle mafie passa dalla consapevole condanna e presa di distanza dei giovani, per questo è fondamentale che i destinatari dei progetti sulla legalità siano gli alunni delle scuole che, afferma il sindaco Nicola Rizzo, vanno informati sul radicamento della mafia e sensibilizzati sulla lotta a ogni forma di criminalità organizzata. In missione in servizio di 4 nuovi dipendenti, vincitori delle procedure concorsuali di mobilità avviate nei mesi scorsi dal comune di Mazara. Lo ha reso noto il sindaco Nicola Cristaldi, si tratta di Vitalba Giuseppina Licari, istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, assegnata al secondo settore, Salvatore Ciro e Linda Silvana Pulizzi, agenti di polizia municipale categoria C, entrambi destinati al comando di polizia municipale, Silvio Bruno, istruttore amministrativo contabile categoria C, assegnato al quarto settore. Alla stipula dei contratti di lavoro e all'immissione in servizio hanno presenziato il sindaco Cristaldi, il segretario generale Antonella Maraccio, il dirigente del settore personale Stella Marino e il dirigente dei servizi demografici Laura Serra. L'amministrazione comunale di Partanna aumenterà i controlli sul sistema di raccolta differenziata e sulle modalità di conferimento da parte dei cittadini, in particolare nella giornata dedicata alla raccolta dell'indifferenziato. L'ente locale inoltre amplierà la vigilanza in alcune aree cittadine oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti e trasformate da alcuni incivili in vere e proprie discariche abusive, con la previsione di un'applicazione più rigorosa di ispezioni e verifiche e delle sanzioni previste per le irregolarità. Il servizio di controllo sarà effettuato dagli operatori accompagnati dagli agenti della Polizia Municipale. Ed ora apriamo la pagina dell'informazione elettorale. Pubblicato ed affisso da ieri il manifesto di convocazione dei comizi elettorali a cura del sindaco Nicola Cristaldi, con il quale si rende noto che con decreto dell'assessore regionale delle autonomie locali è stata fissata per il 28 aprile la data per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Mazara. Si voterà dalle 7 alle 23, da venerdì 29 marzo e fino alle 12 di mercoledì 3 aprile sarà possibile presentare alla segreteria generale del comune
Comune le liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature a sindaco. A partire dalla prossima settimana l'ufficio elettorale sarà aperto da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, mentre nelle giornate di presentazione delle liste elettorali sarà aperto anche il sabato dalle 8 alle 14. Gli scrutatori saranno nominati tramite estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta. L'avviso per l'iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore sarà pubblicato e affisso entro il 29 marzo e le domande presentate da giovedì 4 aprile a martedì 9 aprile. Incontro ieri pomeriggio del candidato sindaco Salvatore Quinci nella sede dell'Associazione Partecipazione Politica in via Val di Mazzara. Al centro dell'incontro la Banca del Tempo. Ne hanno discusso Rossa Nasaro e Alida Di Gregorio. È stata inaugurata inoltre la rubrica Dicono di noi, uno spazio di replica alle false o distorte informazioni. Sentiamo come funziona la Banca del Tempo. La Banca del Tempo è un particolare istituto di credito formato da persone che amano auto-organizzarsi per dare prestazioni, per dare attività, per scambiarsi dei saperi, delle competenze reciprocamente. Nasce un po' come esigenza oggi di dare spazio al valore del tempo. È una banca sui generis perché si basa soprattutto su una transazione sicuramente non in termini di denaro, ma in termini di tempo. L'unità di misura è appunto l'ora e le sue frazioni. In pratica consiste in una sorta di volontariato, ma non potremmo definirlo tale, perché comunque vige il principio del do ut des. Io do perché io possa ricevere, ed è importante anche da un punto di vista sociale rientrare a pieno titolo nelle politiche innovative del welfare, della partecipazione civica alla vita politica della città, ed è importante che il candidato sindaco Salvatore Quinci abbia sposato questo progetto, lo abbia fatto suo, lo abbia messo tra i punti del suo programma elettorale, proprio perché come noi crede nel valore di questa organizzazione, di questo progetto. L'incontro di oggi è dedicato alla Banca del Tempo e poi alle fake news. Esattamente, cominciamo oggi una nuova rubrica e intanto continuiamo con il nostro viaggio verso le proposte per una amministrazione condivisa e partecipata da tutti i cittadini. La Banca del Tempo è uno strumento che già è usato in più di 300 comuni italiani e in 20 comuni vede la partecipazione e l'organizzazione da parte dell'amministrazione locale. Riguardo le fake news, invece, è un tema un po' più serio. Mentre noi parliamo di programmi, mentre noi parliamo di progetti, di idee nuove per questo territorio, altri intendono la politica come denigrare l'avversario. E allora cominciamo a smentire tutte le fake news che girano su Salvatore Quinci e sul lavoro della nostra coalizione. Intendiamoci, noi non staremo lì a fare lo stesso lavoro che fanno gli altri, cioè attaccare, denigrare, trincerandosi dietro una parola politica che con questa attività non c'entra assolutamente nulla. Però non rimarremo inerti, risponderemo colpo su colpo. Proseguiamo con l'informazione elettorale. Di innovazione si parlerà questa sera in un incontro promosso dal candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Nicola Lagrutta, ospite del Meetup Manzarese, l'esperto Alessandro Cacciato. Sentiamo. Un punto importante del vostro programma è l'innovazione, ne parlerete questa sera con l'esperto Alessandro Cacciato. Alessandro Cacciato arriva, viene a Mazzara del Vallo, lo avevamo detto, siamo molto disponibili a far circolare idee, informazioni sui nuovi mestieri, sulle risorse, sull'innovazione. Alessandro Cacciato è un esperto, molti lo conoscono attraverso il TEDx, su YouTube, in realtà lui è qui in Sicilia da molto tempo e parla di quarta rivoluzione industriale, parla appunto di nuovi mestieri. Credo che sarà molto importante e molto interessante seguirlo, ascoltarlo nel dibattito, nell'incontro di dibattito che si svolgerà questa sera in Corso Armando Diaz al numero 43. Lì ci saranno le porte aperte, voi potrete venire in via
invito giovani imprenditori, consulenti, chiunque secondo me dovrebbe ascoltare ciò che l'essendo cacciato verrà a dire in città. La nostra intenzione come Movimento 5 Stelle che si appresta possibilmente a governare la città è quella appunto di divulgare saperi, divulgare conoscenza, mettere tutti in condizione di poter attivare attività, risorse, prosperità qui in città, e ce la stiamo mettendo tutte per offrire a tutti i cittadini appunto queste opportunità. Alessandro Cacciato è un esperto molto brillante e sarà interessante incontrarlo. La coalizione a sostegno della candidata sindaco di Mazara di Mariella Martinciglio punta sul turismo culturale. Sentiamo. Sono Francesco e sono orgoglioso di essere mazzarese grazie all'amministrazione Cristaldi. Questo era l'ex carcere mandamentale ed era un immobile inagibile e non utilizzato. Dopo 20 anni, e grazie all'amministrazione Cristaldi, è stato totalmente ristrutturato ed è tornato a vivere, arredato e funzionante. Oggi è il Civic Center, un luogo dove si sono svolte e si svolgeranno manifestazioni ed attività culturali, un luogo che non può diventare bar o pub. Il Civic Center dovrà rimanere luogo di manifestazioni ed attività culturali che saranno l'attrattiva vera e reale per il turismo culturale di cui Mazara del Vallo ne sarà interessata. Io credo nella continuità, io desidero la continuità, io non torno indietro, io sostengo Mariella Martinciglio sindaco. Su disposizione del sindaco Alberto Di Girolamo e del suo vice Agostino Licari, il dirigente della Polizia Municipale Michela Cupini, di concerto con il collega del settore servizi pubblici Giuseppe Frangiamore, hanno predisposto la nuova ordinanza sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul decoro urbano a Marsala. Il provvedimento amministrativo sarà presentato alla stampa e alla città domani alle 12 nella sala conferenze del Monumento ai Mille. Sempre a proposito di rifiuti a Marsala c'è una nota della CISL. Nelle zone centrali di Marsala come in via Damiani e dintorni e zone periferiche dintorni come in via Dante risultano spesso presenti cumuli vari di rifiuti. Ci auguriamo che il problema possa essere risolto con l'arrivo della buona stagione. Scriverlo in una nota rivolta al comune di Marsala è Antonio Chirco, responsabile della CISL lilibetana, che chiede di rivedere per correggere e migliorare gli accordi con la ditta appaltante. Nel giorno in cui migliaia di studenti, seguendo l'esempio della giovane studentessa svedese Greta Thunberg, scendono in piazza in occasione della giornata mondiale contro il cambiamento climatico, a Petrosino diamo un segno tangibile di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali del nostro territorio. Questa mattina si è proceduto alla demolizione di un manufatto realizzato tanti anni fa senza alcuna autorizzazione entro la fascia dei 150 metri dalla battigia. Un forte segnale di legalità rispetto dell'ambiente in questa giornata particolare. Lo ha dichiarato il sindaco Gaspare Giacalone a seguito della demolizione di un manufatto incontrato a Gazzarella disposta con ordinanza dirigenziale. Si tratta di un'opera abusiva realizzata circa 30 anni addietro in assenza di concessione edilizia e in difformità rispetto alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti. In particolare l'opera edilizia è stata realizzata in contrasto con la legge 78 del 76 che prevede l'assoluta inedificabilità entro la fascia di rispetto costiero dei 150 metri. Allora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. Numerosi volontari del gruppo VOM, guidati dal cappellano dell'ospedale Belaiello Don Antonio Favata, anche quest'anno sono stati impegnati nella realizzazione dei pani lavorati per allestire l'altare di San Giuseppe. Don Favata ha reso noto che l'altare di San Giuseppe è visitabile da oggi a domenica 24 dalle 8 alle 19. Martedì 19 saranno celebrate due messe, una alle 9:15 e un'altra alle 17, animata dal coro della cappella. Sarà benedetto il pane distribuito a tutti
i pazienti e al personale dell'ospedale. Un vivo ringraziamento da parte volontaria che ha donato i 500 panini. Ha voluto rimanere nell'anonimato alle suore di Mazara 2 per aver messo a disposizione il salone degli anziani, al forno di Mazara 2 per aver infornato i panini lavorati a coloro che hanno donato l'alloro, i limoni e le arance per decorare l'altare. E prenderanno il via oggi a Petrosino i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, 5 giorni di appuntamenti religiosi organizzati dal Comitato Rettoria Chiesa di San Giuseppe, guidato da Don Carmelo Caccamo con il patrocinio del Comune. Oggi, dopo la messa dalle 18, si terrà la processione del simulacro di San Giuseppe fino alla Chiesa Maria Santissima delle Grazie. Domani alle 17.45, sempre nella Chiesa di San Giuseppe, in programma l'accoglienza della Sacra Famiglia, la benedizione dei panni e dell'altare votivo. Gli appuntamenti continueranno anche la prossima settimana. Attraverso il lavoro e lo Stato sociale, costruttori di speranze, il titolo del convegno che si terrà domani alle 16 al Santuario Santo Padre delle Perriere a Marsale ed organizzato dalla Diocesi di Mazara e dal Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Trapani. Sarà un'occasione per parlare di lavoro, ma anche di Stato sociale in Italia e in Europa, e di lavoro per i disabili e come quest'ultimo sia penalizzato dalle normative vigenti. Ed ora lo sport. Si terrà nel weekend a Mazara il terzo slalom automobilistico del Satiro. Si tratta del primo appuntamento in Italia che inaugura la specialità slalom. L'evento è organizzato dal promoter Kinesia con la partecipazione delle scuderie mazzaresi con il patrocinio del Comune. Sentiamo. Weekend sportivo a Mazara con il terzo slalom del Satiro. Ritorniamo dopo 20 anni, nel rispetto di tanti piloti di Mazara, abbiamo nel nostro progetto fare una manifestazione sul territorio. E quindi il terzo slalom è inaugurazione della prima gara dell'anno in Italia, viene fatta qui a Mazara del Vallo. Abbiamo voluto abbinare cultura e sport. 20 anni fa il Satiro ancora non c'era, quindi ecco la denominazione del Satiro. La manifestazione è una prova di abilità che consiste a disposizione 3 manche. Il programma prevede sabato pomeriggio a Piazza Quinci le verifiche sportive e tecniche, quindi gli appassionati possono visionare da vicino i propri beniamini. Sono presenti tutte le migliori scuderie dell'isola, circa 70 i piloti che hanno aderito all'iniziativa, una bella bagarre qui nel territorio perché avete piloti di alto livello, e quindi assisteremo sicuramente a uno spettacolo nell'insegna dello sport. Domenica alle ore 9 inizierà la ricognizione e poi a seguire le 3 manche. Il percorso è di 2,5 km, con 11 barriere di rallentamento, e sarà estrapolata la migliore prestazione delle 3, e alle ore 16 effettueremo la premiazione presso la concessionaria sponsor tecnico del SP Auto. E siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che alle 21.30 potrete seguire lo sport in TV, a seguire alle 22.35 uno speciale Televallo con ospite studio il candidato sindaco Giorgio Randazzo. Grazie per averci seguito, arrivederci.